musica per me è un modo di comunicare, nasce come protesta sociale e trovo che sia il modo migliore appunto per farsi valere. È possibilità di, come dire, di esprimere quelle che sono le mie emozioni, possibilità di divulgare appunto quello che voglio dire alle persone. È il modo che abbiamo di manifestare le parti più intime e reali di noi. È una parte del mio lavoro, è una parte anche della mia vita musicale, una piccola parte rispetto a tutto quello che faccio. Il rap per me è tutto. Una porta per uscire da questo mondo. Il rap è pedagogia. Puoi dire quello che vuoi e farlo come vuoi, appunto, incastrando parole. Mi piacciono molto gli incastri, fare giochi di parole, mi diverte molto. Il mio modo di esprimermi. Un qualcosa che aiuta ad esprimerti al meglio. È una cosa che mi ha salvato quando non sono stato bene e la porto sempre con me. È una seconda casa. Non c'è una definizione, a me mi piace ascoltarla e farla. Mi piace ascoltarla. Parti di me, ci sono cresciuto, l'ho sempre seguita, mi piace, spacca. Ciao, mi chiamo Francesco Sosso, anni in arte Sosso. Mi chiamo Youngest Peter. Sono Marcello, e il mio nome d'arte è Sintoma. Allora, sono Gregory. Mi chiamo Under. Piacere, sono Alex Nobei, il nome d'arte è Scratch. Ciao, sono Giuseppe. Ciao, sono Gabriele Cotron. Il mio nome d'arte è Memento. Elena. Ciao, mi chiamo William. Il mio nome d'arte è Don. Ciao, mi chiamo Federico. Il mio nome d'arte è Ares. Ciao, mi chiamo Eduardo, il nome d'arte è il Bronx. Ciao, mi chiamo Nizar Shakir, il mio nome d'arte è Shinui. Mi chiamo Ryan, il mio nome d'arte è Lebrai. Gang gang, mi chiamo James. Rap Up è un percorso che ha permesso la creazione di una community rap a Novara, la fruizione di servizi musicali e artistici nello spazio Nova e l'organizzazione di concerti. L'obiettivo generale è stato quello di sensibilizzare e diffondere la cultura hip hop a Novara nei suoi differenti generi e registri, rap, graffitismo o breakdance, usandoli come strumenti educativi e di produzione musicale, sfruttando luoghi non convenzionali diffusi sul territorio. Si tratta di un pubblico formato da appassionati del genere, docenti, educatori, operatori del sociale, studenti e studentesse delle scuole novaresi. Il solo percorso educativo ha coinvolto e formato più di 50 giovani della città di Novara di un'età compresa tra i 16 e i 30 anni, compresi molti ragazzi in situazioni di fragilità che abitualmente frequentano lo spazio Nova, ma anche artisti, anche rapper della scena novarese. Abbiamo utilizzato il genere rap recuperando il suo ruolo pedagogico e socialmente inclusivo. Io penso proprio che nei confronti del rap ci sia un vero e proprio pregiudizio, soprattutto da parte degli adulti. Non dico di tutti, perché come ho avuto piacere di conoscere qua Giuseppe, Passalacqua, lui è uno degli adulti che penso abbia compreso nel modo migliore il rap e il tipo di scrittura di questo genere qui. Poi io so che lui comunque ascolta, è un ascoltatore di qualsiasi genere musicale, però son sicuro che soprattutto negli ultimi anni si stanno facendo dei bei progressi. Spero che si andrà avanti di questo passo, perché secondo me molte volte il pregiudizio che è fatto su questo genere è molto scorretto. Io produco e rappo da parecchio tempo. Nel senso, principalmente produco perché comunque lo faccio fin da quando sono piccolo, nel senso che ho iniziato a suonare la chitarra da piccolino a 8-9 anni. E poi pian piano, vabbè, mi sono, come dire, cioè sono andato anche a scovare un po' il mondo della produzione, quindi mettersi al PC, registrare quello che suoni, e pian piano sono venute fuori le prime basi. E col fatto che appunto suonavo alle medie, ho iniziato a scrivere i primi testi e quindi poi ho iniziato a fare le due cose contemporaneamente. Ho iniziato a rappare a 15 anni perché un mio amico mi portò in uno studio discografico. E incisi lì il mio primo freestyle, diciamo. Poi da lì la gente mi disse spacchi così. Io parlo della mia vita, parlo di Lorenzo prima di parlare di Youngest Peter, parlo di quello che mi accade durante le mie giornate, parlo d'amore, parlo di tante cose.
mi piace parlare di quello che vivo, non mi piace parlare di cose che non sono nel mio quotidiano, cose che non mi appartengono, diciamo. È un'ancora di salvezza, è un'ancora di salvezza, beh, per me, per tutti i ragazzi d'oggi, perché con tutto quello che è diventato il mondo adesso, perché sicuramente ho anche 19 anni, è vero, sono giovane, però so di storia, cioè so com'era prima il mondo, cioè non era così, tutta questa violenza in questo modo così radicata tra i giovani, no? Il rap è profondamente educativo, quasi moralistico nella sua apparente brutale spontaneità di forma e di linguaggio. Pedagogico quando racconta le cose brutte della vita di cui è difficile parlare. Chi vuole raccontare oggi ai ragazzi e alle ragazze esperienze di famiglia profondamente disfunzionali, di madri spietate, di padri assenti o violenti? Chi dice alle ragazze che l'amore delle canzoni tradizionalmente italiane spesso non esiste? Chi racconta di amici che si trasformano in nemici manipolatori e subdoli a causa dell'invidia? È tutto nelle rime del rap. Oltretutto dà un'opportunità unica. In molti possono permettersi di provare a farlo e di dire quelle cose che possono essere finalmente dette. Per questo il rap ha in sé un'essenza quasi terapeutica di rielaborazione delle emozioni e dei propri pensieri, sia per chi lo fa, sia per chi lo ascolta. E quindi da qui nasce la Big Picture Management, no? Che è la tua azienda, diciamo così? Sì, sì, l'agenzia di management che ho fondato prendendo in management Fibra prima e Marra dopo, 2 anni dopo, 2008 Marra, 2006 Fibra. Ho conosciuto questo ragazzino al Beccaria, io sono prete del carcere minorile di Milano e aveva 15 anni, era un tipetto bello sveglio ma sempre abbastanza sulle sue. E un giorno, dopo un anno e mezzo, mi dice: Don, io vorrei venire nella tua comunità. Ho detto: guarda, ne hai già fallite 11, dico, cioè, perché questa è la 12ª, cos'è che ti cambia, cioè, che progetto hai in testa? E lui mi fa: perché so che a te piace la musica, che in comunità da te fate musica, perché io farò il cantante. La Baby Gang, no? Si chiama Zaccaria ed è da lì è partito, poi con lui anche altri ragazzi, Simba, Saki, e poi tramite loro ho conosciuto tutti gli altri. Kairos, no? Intanto cosa significa? E poi sì. Quando nasce, perché nasce? Cioè magari non tutti sanno, insomma, lo descrivi un po'. Kairos è la parola greca, Kairos, che significa il tempo opportuno, no? Momento favorevole. E ha detto: io ho capito che nella vita, ma anche nella fede, non si cresce se stai sempre con chi ti assomiglia. E questo è un ragazzo che arriva da Quarto Giaro, un quartiere difficile di Milano, e che per tantissimi anni ha vissuto dentro una monovisione della vita, no? Quella del suo quartiere. Poi, venendo in comunità, vivendo anche l'esperienza del carcere, anche degli adulti, ha un attimino aperto la sua prospettiva. E allora ha capito che, già in comunità, che ogni persona ha una storia e che ogni persona è una storia sacra addirittura, e quindi il bello è potersi un po' contaminare, un po' guardarsi non nella prospettiva di ciò che ci differenzia ma di ciò che ci accomuna. Mi viene da fare: che cos'è per voi il successo nel campo artistico musicale, il successo nel campo educativo pedagogico, e che cos'è il fallimento nel campo artistico musicale e nel campo educativo, diciamo? Chi vuole? Beh, sì, domandona, nel senso, per me il successo non è mai stato economico, non so come dirti, invece penso che oggi un po' con i social un po' viene alle volte accomunata questa cosa, avercela fatta, tanti follower, tanti numeri, tante cose, ma sicuramente non era quello che ci motivava a noi, soprattutto all'inizio, perché non c'era nessun tipo di promessa di successo. Quindi sono più importanti i fallimenti per te che i successi? Ma sì, perché non, ecco, come questa bellissima frase del ragazzo che dice: non si cresce con le persone simili, non si cresce senza fallimenti. E i fallimenti sono anche le persone che ti mettono i bastoni tra le ruote, che ti dicono: no, tu questa cosa non la puoi dire, no, questa cosa non la puoi fare, ma perché? Io invece provo a farla.
ed è proprio il fallimento. Sperimentare il fallimento è educativo in questo senso, anche per un artista. Penso che sia assodato. Ecco, poi, come in tutte le cose emotive, dirlo è una cosa, provarlo certo. È un'altra. Ci vuole un tempo, anche appunto... Che non è cronologico, ma no, è di Kairos. È proprio un tempo che neanche tu sai, perché è talmente una cosa inconscia. Il fatto di ammettere, non è stato lo Stato, comunque mi prendo le responsabilità di quello che ho fatto, c'è un tempo intimo tuo, interno, che non puoi neanche sapere quando si presenterà, se si presenterà. Cioè, esiste un rap buono e uno cattivo? Cioè, quanto... Perché chiaramente di solito, no, chi ha la puzza sotto il naso, no, vede sempre il rap, la trap, la drill vicino, no, come una specie di apologia del crimine, no? Ma, come dire, in questo senso, che cosa ci aiuta del rap in termini pedagogici? Ma io penso che i testi, per esempio dei ragazzi che ho conosciuto io, sì, siano testi magari anche violenti, magari inquietanti per le istituzioni, per gli adulti, per chi non è abituato a questo realismo, però, perché il problema è che la domanda che sempre io mi faccio è come sia stato possibile che questi ragazzi abbiano vissuto tutto questo. Invece c'è chi ha il fastidio che questi ragazzi cantino queste cose. Tu lo descriveresti, cioè è rivoluzionario il rap? Al suo meglio sì, quando è al suo meglio sì. Dico una cosa, faccio una premessa: il rap è un'istantanea del momento che si vive. Tu parlavi di rap politico, delle Pantere Nere, tutto era politica, la politica era nella gente, e la gente era nella politica, sentiva di poter intervenire con i grandi movimenti sociali, antirazzismo, le femministe. Ci sono stati tanti momenti in cui la gente si è sentita molto vicina alla politica. Oggi la gente penso che si senta lontanissima dalla politica, sono quasi due mondi. Ogni tanto guardi il telegiornale e davvero sembra che parlino tra di loro, non so come dire, penso che sia una cosa completamente fine a se stessa, che non riguardi le persone, no? E questo succede anche nel rap, quindi forse oggi il rap, quando è al suo meglio, non è politico ma è sociale, cioè quando riesce a essere movimento di persone, mm-hmm. quando riesce a rappresentare una parte di società che altrimenti non sarebbe rappresentata, no? I laboratori di Rap Up non sono solamente un percorso artistico, ma un vero e proprio itinerario di crescita collettivo. Ogni anno, da due anni a questa parte, ci incontriamo. Iniziamo a ottobre fino a gennaio a conoscerci e a formare il nostro gruppo. Cominciamo a conoscere anche quella che è la cultura hip hop, dalla Golden Age americana alla trap italiana o francese, per esempio. E poi i ragazzi iniziano a scrivere parlando della loro vita, parlando di temi che gli stanno a cuore, della propria identità, dell'amore, delle relazioni affettive, del conflitto, delle discriminazioni e di esperienze di esclusione sociale. Una volta scritte queste canzoni, i ragazzi iniziano a registrarle nel nostro laboratorio, nella nostra sala prove registrazioni a Nova. E qui i ragazzi cominciano a conoscere che cosa significa performare artisticamente, che cosa significa cantare, come usare, per esempio, la voce. E una volta fatto questo percorso, che si conclude a maggio, i ragazzi si preparano nell'organizzazione del concerto nei festival promossi da Spazio Nova. Non mi è mai mancato lì così hot che mi sto grigliando il ghiaccio, Stink. Mi chiedo se ci hai messo mano, Pink, il materiale qua non l'ha mai stato. Io so chi sei stato, chi sei e cosa sarai. Tomorrow sarà lì, spero che ti dà il grind. Non mi fonderai, la mia sotta brilla shine. E non siamo dentro shine, ma non lo vivo night. Direttamente da Romana, verso altre cose. Con James e Renard, questa club di corrode. Solo casa a me perché guardi le medaglie. Tutti da parte se non sei delle mie parti. Ammirare le donne ci ma poi rischi di farmi. Un po' di noce. Sono sentiva. Stavo volando da qui. Non è se so. Quindi vai per una. E sono vicino stanotte. E devo adesso sto
voglio essere ricco, non investo con le cripto. Non so cos'è reale, me ne fotto di essere finto. Non voglio la leggenda, ma a spiegarlo serve un mito. Sono uscito dalla merda e mi sono imbastardito. Me ne fotto del disprezzo di chi non capisce il testo. Sbirri che pesta alla folla e noi diamo indietro il resto. Accendo un'altra giolla mentre guardo tutto questo. La politica è una troia, segue l'odio e suo fratello. Inganno per la massa e ci siamo tutti dentro. Distraggono lo sguardo, l'attenzione sta su altro. Non è terrorismo ma un fottuto movimento. Cazzo, fossi armato sarei già finito dentro. Lo prendo e lo rivendo. Compere, Super Saiyan. Livello 5, 6, 7, 8. Ma non è spato, son troppo rotto. Progress tra mille botte, no botte. Buoni tra di e troppi abbandoni. Non ho mai capito cosa hanno queste persone in testa. Noi dimentichiamo, andiamo a questa festa. Mi spacco le vai, stiamo fumando dei bubi. Per i soldi mi applico un tubo di rupi. Finisci bevuto fra come dell'udri. Chiudimi studio, chiudimi il suo ritmo. Ma dentro un bambino che piange di continuo. E tu mi dici smettila, dai, non ce n'è motivo. Ma non sai quanto odio dentro e quanto cazzo mi dia fastidio. Pensieri negativi, la notte è come un assedio. Mi siedo sopra.